Pronti per la tier list più importante del mondo. Like an eagle, amici di Metal.it, amiche di Metal.it, nemici di Metal.it, oggi metto dentro tutti. Bentornati alle nostre meravigliose tier list che da ormai da 20 e più puntate vi fanno compagnia ogni venerdì sera. Io sono Sbranf, questo è il canale YouTube di Metal.it, la gloria video, la gloria formato video che entra nelle vostre case e si insinua subliminalmente nei vostri cervelli. Prima di cominciare questa importantissima tier list sulla i padri dell'heavy metal tutto, ossia i monolitici, inarrivabili, imprescindibili Black Sabbath, lasciatemi come al solito il tempo di ringraziare tutti i nostri abbonati che ci sostengono con un piccolo contributo economico. Se siete incuriositi dalla cosa, sono veramente due spicci ma sono molto importanti per noi. Abbiamo il livello Iron Maiden e il livello Amaranth. Trovate tutto nel tasto abbonati che vedete sotto il video. Se invece voleste supportarci a gratis, per noi è molto importante che vi iscriviate al canale, mettete un bel like magari se il video vi piace e come al solito spuntate la mighty campanella, come dice il Graz, per restare sempre aggiornati con tutti i nostri video. Bene signori, la tier list di oggi è veramente qualcosa di epico, stiamo per mettere le mani su territori sacri e quindi il rischio di sacrilegio è dietro l'angolo. Per cui mai come questa volta è molto importante il disclaimerone iniziale. Allora, so che i Black Sabbath sono religione, so che i Black Sabbath sono intoccabili, ma quello che faremo noi oggi nella tier list che stiamo per cominciare sarà analizzare i 19 album in studio della band senza, e ripeto ancora una volta, senza lasciare neanche un goccio di fanboismo nella nostra revisione, meramente musicale e artistico, cercando di tralasciare ovviamente il valore affettivo, il valore di importanza storica che ci dovrebbe in qualche modo costringere a mettere tutti i primi album in capolavoro, a mettere tutti gli album del periodo Martin in capolavoro, gli album con Dio in capolavoro, tutto in capolavoro. Invece no, cercheremo di essere obiettivi sull'effettivo valore musicale di ogni singolo album, cercando di allontanarci per questa tier list dalla importanza storica, che ovviamente è tutt'altra cosa rispetto a una valutazione più obiettiva della musica contenuta nei singoli album. Ovviamente la scusa per tutto questo è la notizia che il 31 maggio prossimo i Black Sabbath, chi per loro insomma, ristamperanno tutti gli album del periodo in cui i Black Sabbath furono con la IRS Records, IRS, che sono fondamentalmente gli album del periodo Tony Martin. Tanto è vero che il nuovo box di album rimasterizzati si chiamerà Anno Domini 1889-1995. Non sono proprio tutti gli album dell'era Tony Martin, manca credo The Eternal Idol, ma tutti gli altri sono dentro. Comunque, questa è una buona scusa per finalmente mettere le mani su una band imprescindibile da moltissimi, me compreso, considerati i padri fondatori dell'heavy metal. Per cui, mi raccomando, ricordate il disclaimer, mettetevi comodi perché sarà lunghissima e cominciamo aprendo la nostra tier list. Eccoli là! I nostri bei 19 album con tutta la travagliatissima, complicatissima storia dei Black Sabbath, gente che entra, gente che esce, cantanti che cambiano, musicisti che cambiano, il solo Tony Iommi come faro e come padre assoluto della band che non molla neanche per un secondo, neanche quando vorrebbe mollarla. Come sapete benissimo, un paio di album non dovevano uscire con il nome Black Sabbath, ma poi le varie case discografiche hanno forzato la mano a Tony Iommi, che alla fine appunto farà uscire anche degli album fondamentalmente considerati album solisti o progetti non afferenti ai Black Sabbath, ma che usciranno alla fine con la label Black Sabbath. Ma ne parleremo man mano che ci arriveremo con gli album. Il viaggio è lungo, come sapete, il viaggio inizia il 3 febbraio del 1970 con la pubblicazione del primo omonimo Black
Sabbath. Iniziamo. Come anche le pietre sanno, i Black Sabbath nascono con un nome fantastico di The Polka Talk Blues Band, poi diventano gli Earth e poi alla fine diventano i Black Sabbath. Da Birmingham con furore, sapete tutti benissimo, qui saltiamo le parti di storia che sono conoscenza comune, ma insomma, ovviamente la formazione iniziale è Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Bill Ward. Loro sono i Black Sabbath, sempre saranno i Black Sabbath, e con loro inizia questo lunghissimo viaggio. I quattro di Birmingham sfornano il primo album, quindi nel 1970, e per molti questo è considerato proprio la nascita dell'heavy metal. Cosa ha di particolare Black Sabbath album che la musica circostante non ha? Fondamentalmente, a causa del famosissimo incidente alle falangi della mano, Tony Iommi, come si dovrebbe dire in inglese, Tony Iommi deve accordare la sua chitarra più bassa in modo che le corde siano più morbide e gli favoriscano l'utilizzo con queste piccole protesi che si costruisce da solo con dei tappi di detersivo, almeno all'inizio, e quindi per questo motivo, paradossalmente, viene inventato, se volete, il down tuning, e quindi gli strumenti suonano bassi, minacciosi, e soprattutto il primo album in particolare è ispirato proprio dal titolo e dal nome stesso della band, per cui i testi, che nei primi album, come sapete, saranno appannaggio quasi esclusivo di Geezer Butler, iniziano a revolvere intorno a tematiche sataniste, occulte, misteriose. In realtà la storia dei Black Sabbath ci racconta che subito dopo i primissimi album, tutta questa alone mefitico sarà una cosa di cui i Black Sabbath cercheranno di liberarsi continuamente, riuscendoci molto spesso nei dischi e nei testi, che per moltissimi album non c'entreranno proprio niente con il filone satanico occulto, ma non riuscendo a togliere questa cosa dall'immaginario collettivo. Il motivo è presto detto ed risiede proprio nel primo album. La title track è l'emblema del male in musica, il famoso tritono con cui vi ho anche deliziato nell'introduzione è proprio l'incarnazione della malvagità, per cui l'imprinting che i Black Sabbath danno a chi li ascolta al primo pezzo del primo album è proprio quello di male, malvagità, diavoli, sabba, streghe e roba varia. Il primo album contiene già delle perle come The Wizard, come N.I.B., che non significa Nativity in Black. La cosa è stata più volte smentita da vari membri dei Black Sabbath. In realtà era tutto un gioco di parole per il pizzetto di Bill Ward, che secondo Ozzy somigliava ad un pennino di penna stilografica, in inglese pen nib. Quindi Nib non era altro che il pizzetto di Bill Ward, ma qualcuno ha messo in giro la voce di Nativity in Black, tant'è che, se non ricordo male, ci fu anche un tribute, sì, un tribute album, credo un paio di capitoli di tribute album chiamato proprio N.I.B. Nativity in Black, ma in realtà non si chiamava Nativity in Black. Nel primo album le canzoni sono 7, 2 di queste sono cover, per esempio il primo singolo Evil Woman è una cover dei Crow, e l'ultimo pezzo, Warning, è una cover di un gruppo che si chiama The Ainsley Dunbar Retaliation. È un pezzo del 1967 che loro, che i Black Sabbath in studio allungano con delle jam, una cosa che negli anni, fine anni 60, anni 70 era normalissima. Peraltro questo album è stato registrato in 12 ore in una giornata, zero overdubs praticamente, a parte qualcosina nei cori, ma veramente zero. Molto spesso, soprattutto nei primi album, sentiremo i Black Sabbath jammare, improvvisare in studio direttamente, allungando i pezzi e alzando il minutaggio. Obiettivamente parlando, al di là dell'importanza totale che ci dovrebbe far mettere quest'album oltre la riga capolavoro, nella riga santità, ma obiettivamente parlando Black Sabbath non è un album completamente di fatto di capolavori. Ci sono canzoni, secondo me, un po' più debolucce, ci sono due cover e pezzi come Sleeping Village o Behind the Wall of Sleep, che secondo me non reggono
il livello di Black Sabbath, The Wizard, NIB, Warning, eccetera. Per cui dove lo metto? Lo metto in ottimo e continuo a ricordarvi il disclaimer iniziale. Ci saranno altri album che finiranno in ottimo. Ovviamente il valore storico di un album come questo è, ripeto, fuori scala, perché la nascita dell'heavy metal è per tutto il peso che ha. Ma obiettivamente, secondo me, è un album con ancora dei margini di miglioramento. Solo 4 mesi dopo l'uscita di Black Sabbath, i Black Sabbath tornano in studio e iniziano a lavorare al secondo album, che sarà Paranoid. Eccolo qua. Partiamo dalla copertina. La copertina vede un uomo vestito come una specie di pistolero, sceriffo, non lo so, con una spada in mano. Che cavolo c'entra con Paranoid? In realtà niente, perché l'album in realtà doveva chiamarsi War Pigs, dal titolo di una delle più famose canzoni dell'universo, che è contenuta appunto dentro Paranoid. Perché fu cambiato il titolo? Perché agli americani, al mercato americano, il titolo War Pigs non piaceva, perché gli avrebbe ricordato un po' troppo Vietnam e cose che stavano succedendo negli anni 70, i primissimi anni 70, da quella parte del mondo. Per cui alla fine, dopo che lo scatto di copertina era fatto e che voleva un po' essere lo scatto per War Pigs, la label decide di cambiare il nome usando il titolo di un'altra traccia di Paranoid, ossia Paranoid, che in realtà è una traccia filler che fu scritta direttamente durante le sessioni di registrazione in studio, perché i pezzi erano pochi e serviva un altro pezzo. Tony Iommi si mette a giocare con la chitarra, tira fuori sto riff, piace a tutti, cominciano a suonarci sopra e in 20 minuti la title track è fatta. E che title track, ragazzi! Questo è probabilmente un album perfetto sotto ogni punto di vista, proprio per la sua immediatezza, per la sua creatività dirompente, per il fatto che veramente i Black Sabbath in questo momento sono totalmente naïf, nel senso di ancora freschissimi, senza paranoie mentali, a parte ovviamente quella della droga e dell'alcol, che sin dall'inizio sono stati, purtroppo mi viene da dire, per tanti casi compagni di avventure fissi dei nostri amici Black Sabbath. Tony Iommi dirà peraltro in un'intervista che tutti gli album che vedeva uscire in quel periodo parlavano di fiori, di pace, di amore, eccetera eccetera, e loro volevano distinguersi facendo un album di denuncia, se volete, perché la stessa War Pigs, che è il primo brano del disco, non è altro che una canzone di forte denuncia sociale sugli orrori della guerra. In realtà la canzone doveva chiamarsi Valpurgis, dalla notte di Valpurga, notte delle streghe, del sabato delle streghe, ma alla fine Geezer cambia il testo adattandolo, o Geezer come preferite, ma Geezer, adattandolo appunto al tema dei guerrafondai, del fatto che secondo lui in un'intervista ha detto che i veri satanisti sono i guerrafondai, non certo loro quattro, ecco. Il brano Paranoid, peraltro, parla di depressione, parla non tanto di paranoia quanto di depressione. Sempre Geezer, autore di quasi tutti i testi in questi primi album, aveva l'abitudine di tagliarsi, di ferirsi a causa di un forte stato depressivo da cui era affetto. Questo è quello di cui parla il testo di Paranoid. Peraltro la canzone sembrerebbe, così dice Tony Iommi in un'intervista, ispirata a Communication Breakdown dei Led Zeppelin, che erano uno dei loro gruppi preferiti e a cui molto spesso Tony, soprattutto Iommi, si rivolgerà come primaria fonte di ispirazione, ovviamente in salsa più pesantona e, se volete, proto doom, come tutti sanno benissimo, se i Black Sabbath sono considerati fra le tante cose anche gli inventori del doom. Ma quest'album è veramente una sequela di capolavori, dalla morbida e lisergica Planet Caravan, peraltro rifatta, se non ricordo male, dai Pantera, a Iron Man, vabbè, che, di cosa stiamo parlando? E che peraltro ha un testo molto fantascientifico di questo uomo che va nel futuro, poi torna indietro, viene trasformato da un campo elettromagnetico in un uomo di ferro. In realtà lui rimane intrappolato nel suo corpo perché il suo corpo diventa di acciaio, non c'entra niente sicuramente con l'Iron Man della Marvel, che poi peraltro riprenderà questa canzone per il film, e poi Electric Funeral, che è proprio dummona, e poi End of Doom, che parla della devastazione del Vietnam,
degli ultimi istanti di vita di questo soldato in overdose, insomma testi che parlano di droga, di guerra, testi molto pesanti. Red Salad, che è un piccolo assolo di batteria, e poi alla fine Ferris Wear Boots, che in realtà parla di un incontro di Ozzy con degli skinhead che lo volevano menare. Una canzone quasi prog, se vogliamo usare un termine molto grosso, per un album, comunque andiamo a tirare le somme, che per me è il primo vero capolavoro dei Black Sabbath. I primi anni dei Black Sabbath sono anni veramente intensissimi. La band pubblica dischi, suona, pubblica, suona, pubblica, suona, in un continuo, inarrestabile ciclo. Tant'è che il terzo album, Master of Reality, esce nel 1971, sono già tre album in un anno e mezzo fondamentalmente. Nel frattempo la band continua a suonare, a fare concerti, a rotta di collo. Non vi ho detto peraltro che tutta la prima parte della discografia dei Black Sabbath, ma molto lunga, sarà tutta pubblicata dalla Vertigo Records, che a un certo punto verrà affiancata per gli Stati Uniti dalla Warner. Quindi sin da subito in realtà i Black Sabbath hanno un contratto importante con cui pubblicare i loro dischi. Ma parliamo per un attimo di Master of Reality, uno degli album più oscuri e pesanti dei Black Sabbath, considerato da molti la vera nascita del doom e dello stoner, in qualche modo, di quel tipo di sonorità. È sempre prodotto da Roger Bain, che sarà appunto il produttore, che è stato il produttore dei primi album della band, anche se dal prossimo album sarà lo stesso Tony Iommi a prendere la direzione artistica. Le chitarre suonano ancora più ribassate e pesanti di prima, evitando addirittura il riverbero, lasciando quindi un suono completamente asciutto e straniante. Questo è forse il primo album in cui la band ha un filo di tempo in più rispetto ai primi due per fare le cose un minimo con un po' più di accuratezza, e si sente moltissimo nelle tracce. A questo punto della storia è già acclarato l'enorme uso di droghe che tutti i membri del Black Sabbath fanno, in particolare questo è il periodo della cocaina, della quale i quattro si cibano come se fosse pizza in continuazione. Piccola curiosità, nella versione americana quest'album non è composto da 8 tracce ma da 11, perché alcuni intro e alcuni outro delle canzoni lunghe che lo compongono vengono smontati per aumentare la tracklist e portarla a 11. Cosa c'è dentro Master of Reality? Dentro Master of Reality c'è un'altra sequela di capolavori uno dietro l'altro. Sweet Leaf, con il mitico colpo di tosse di Tony Iommi all'inizio della canzone, che è rimasto nella storia. Di cosa parlo ovviamente? Di cannabis, con le solite parti improvvisate in mezzo. E poi After Forever, una canzone che parla appunto dell'aldilà, da un punto di vista cristiano, qual è quello di Geezer Butler, che è stato cresciuto su canoni cristiani, da una famiglia molto religiosa e molto osservante, e che porterà questi temi filo cristiani, se volete, in molte canzoni del Black Sabbath. Quindi altro che Black Sabbath, Sabba Nero e streghe, diavoli, eccetera, tutt'altro. In realtà molte canzoni del Black Sabbath hanno tematiche viste proprio dagli occhi di un cristiano praticante. E poi dentro ci sono altri capolavori immortali come Children of the Grave, ma di cosa stiamo parlando? Lord of This World, la delicatissima e depressissima Solitude, e il finalone con Into the Void, una canzone bestiale, veramente bestiale, pacifista, ambientalista, ma allo stesso tempo un dei riffoni veramente storici. E infatti, per quanto mi riguarda, Master of Reality resta nella colonna capolavoro. È uno di quegli album che non invecchierà mai. Andiamo veloci perché la storia sarà molto lunga. Il quarto album dei Black Sabbath si chiama Volume 4. Il titolo fu scelto dalla label, i ragazzi non erano assolutamente d'accordo perché, disse Geezer in un'intervista, non abbiamo chiamato gli altri tre Volume 1, 2 and 3, quindi che cavolo c'entra Volume 4? Ma tant'è. Copertina iconicissima con un Ozzy che benedice le folle in questa versione arancione su sfondo nero, e un'altra tracklist veramente da perdere la testa. Ma la cosa più interessante, no, non la cosa più interessante, ma una delle cose più curiose di Volume 4 è il fatto che lo studio per registrare Volume 4 costò $60,000 e la droga che fu comprata durante le registrazioni di Volume 4 fu stimata intorno ai $75,000, quindi spendevano più di droga che di studio di registrazione, per farvi capire insomma in che
in che zona mentale si trovavano i primi Black Sabbath, gli Black Sabbath di questi primi anni irripetibili, per fortuna anche. Peraltro il nome scelto dalla band per l'album era Snowblind, ma come potete immaginare la casa discografica, questa allusione non velatissima alla cocaina, non piaceva, ed è da lì che nasce il cambio di nome. Come suona Volume 4? Ha un po' meno di improvvisazioni e di jam di cui avevamo parlato nei primi tre album, e ho quindi un po' più quadrato, le canzoni si scorciano un pochettino, assumendo un po' più ciccia, e infatti per la prima volta arriviamo a 10 pezzi in un album dei Black Sabbath. Gli altri tre ne avevano 7 il primo e 8 gli altri due. L'album si apre con Wheels of Confusion, questa lunga canzone divisa in vari movimenti che parla della perdita dell'innocenza infantile, molto pessimistica come canzone, seguita da un altro pezzo meraviglioso che è Tomorrow's Dream, e poi cito saltando qui e là Supernote, Snowblind, Laguna Sunrise, che è questo acustico, a me questi intermezzini che ci metteva Yomi ogni tanto, alcuni mi piacciono veramente tanto. E poi delle canzoni carine, ma secondo me non imprescindibili, come Changes, come Cornucopia, che è bella, dummona, però un po' dispersiva, Saint Vitus Dance, un'altra ennesima canzone che parla di amore, di un amore infranto, di un uomo che soffre per amore, che è un tema ricorrentissimo nelle canzoni dei Black Sabbath. Ripeto, altro che Sabba, roba demoniaca, qui ci si parla di gente che soffre per amore. In questo periodo, peraltro, i ragazzi ci danno talmente dentro con la droga che durante un concerto il buon Tony Iommi arriva a collassare giù dal palco. In quel periodo addirittura iniziano a sniffare pure l'eroina, i Black Sabbath. Insomma, è un periodo, il primo periodo Black Sabbath è veramente devastato dalla droga. Questa virata, peraltro, ha qualcosa di meno satanico e più lieve nei testi, ma anche nelle musiche. È una cosa che Iommi ha sempre ricercato, non volendosi soffermare più di tanto su questa visione satanista che alla fine si incollerà alla band, come vi dicevo all'inizio, come un adesivo, anche se gli stessi componenti della band cercheranno di cambiarla più e più volte. Dove lo mettiamo? Come lo paragoniamo ai primi tre? Anche Volume 4, secondo me, ha qualcosa di skippabile se uno volesse, quindi per me è un altro ottimo, non capolavoro, ma sicuramente non meno di ottimo. E dai che siamo solo al quarto album, ce ne sono altri 15, cerchiamo di accelerare. Dopo il famoso collassone di Tony Iommi nel tour di Volume 4, i Black Sabbath ricominciano a lavorare negli Stati Uniti al quinto album, ma poi vedono che la cosa non funziona e si spostano in Gran Bretagna. Si spostano in questo castello dove in realtà, a parte l'atmosfera un po' spooky, un po' minacciosa del castello, i quattro continuano a farsi degli scherzi, loro sono famosissimi per farsi continuamente scherzi a vicenda dei più terribili, fra cui presentarsi bardati con delle armature dalla gente che dorme e spaventarli a morte, e cacchiate del genere. Parto della mente devastata dalla droga di Ozzy soprattutto, ma anche gli altri tre non scherzano. Il quinto album che ne viene fuori si chiama Sabbath Bloody Sabbath, è il primo album che io ho acquistato da Black Sabbath. Ha una produzione decisamente migliore dei primi quattro e, per ammissione di Tony Iommi, non è quasi, almeno lui dice così, ha detto, non lo considero neanche un album rock, in realtà non è vero, è un album hard rock sicuramente, ma tende a voler essere più leggero dei primi quattro. Nonostante la copertina, nonostante il titolo, torni a suggerire atmosfere sulfuree, in realtà infatti Sabbath Bloody Sabbath comincia a vedere un uso importante o comunque udibilissimo delle tastiere, che in realtà diventeranno una quota creativa molto presente negli album dei Black Sabbath, tanto presente che a un certo punto, ne parleremo fra qualche album, entrerà in formazione il signor Geoff Nichols, che resterà un membro fisso dei Black Sabbath fino praticamente alla sua morte, avvenuta nel 2017, o quasi. La produzione di Sabbath Bloody Sabbath però non è una produzione facile, iniziano delle tensioni interne dovute fondamentalmente al fatto che Iommi, diciamo in parole povere, Iommi e Geezer sono straimpegnati nella creazione del disco, e gli altri due si sparano droga dalla mattina alla sera e non collaborano più di tanto. Questa situazione comincia a creare tensioni interne, soprattutto a Tony Iommi, che a questo punto è anche il produttore della band praticamente,
e che non si sente supportato creativamente dagli altri tre alla stessa maniera. Le tensioni che sono nate qui, ma che già hanno radici più antiche, peraltro continueranno a corrodere l'atmosfera e l'unione dei quattro componenti storici della band. Sabbath Bloody Sabbath viene fuori come un album con due velocità, con canzoni che cercano un po' più di aperture melodiche, un po' l'hard rock alla Deep Purple, che verrà cercato ogni tanto nei riff di Yommi e soprattutto negli arrangiamenti, in canzoni come Sabracadabra, per esempio, che è molto rock and roll in realtà, che peraltro presenta un'ospitata di Rick Wakeman, mica l'ultimo dei tastieristi, insomma. O Looking for Today, che è un'altra canzone molto di purplesca, se volete. Dall'altra parte, i soliti riffoni pesantoni, come per esempio nella title track, in Killing Yourself to Live, nella bellissima Spiral Architect, che peraltro mi fa venire in mente che forse i Black Sabbath sono il gruppo più saccheggiato per quanto riguarda nomi di canzoni che diventano nomi di band. Me ne vengono in mente un sacco, ma Spiral Architect è stata una band, After Forever, Mob Rules, ci sono un sacco di canzoni dei Black Sabbath che sono diventate nomi di altre band. Questo peraltro è il primo album paradossalmente a ricevere anche il plauso della critica, sì, perché gli album dei Black Sabbath vendono bene, ma la critica continua a stroncarli, non gli piacciono e le recensioni non sono mai positive. Per quanto mi riguarda, come Volume 4, anche Sabbath Bloody Sabbath ha margini di miglioramento, è sicuramente un ottimo album, ma non lo considererei il capolavoro che è Paranoid o che è Master of Reality. Oh, e mo iniziano i cazzi, come si dice in francese. Dal prossimo album, infatti, che esce anch'esso nel 1975, ossia Sabotage, la band inizia a mostrare il fianco a molti problemi interni. Il titolo, peraltro, di quest'album, da una delle copertine più brutte della storia dell'umanità, ma di copertine brutte i Black Sabbath sono maestri, peraltro guardate quella di Paranoid, ma ne incontreremo anche delle altre. Il titolo, vi dicevo, di Sabotage parla proprio del fatto che, nonostante il grande successo, i Black Sabbath apparentemente sono stati sabotati, saccheggiati e truffati dal management, dagli avvocati, un sacco di persone intorno ai Black Sabbath, approfittando sicuramente della droga che vive dentro i Black Sabbath stessi, molto spesso hanno approfittato pucciando degli incassi dei Black Sabbath e fregandogli un sacco di soldi. Cosa che la band non riesce a controllare perché è troppo impegnata a drogarsi. Ripetiamo sempre la stessa storia, ma purtroppo è la verità. Sabotage mostra una band che ha dei problemi interni, che non riesce più a suonare unita come suonava all'inizio. Quei problemi di cui avevo parlato nell'album prima qui diventano palesi. Peraltro il tour che seguirà la pubblicazione di Sabotage vedrà un tastierista per la prima volta anche sul palco, ma diamo un'occhiata alla scaletta di Sabotage. Allora, le canzoni belle ci sono, per esempio Hole in the Sky, dove Ozzy canta veramente altissimo, nonostante, e lo dico senza paura di essere mangiato da voi, per me Ozzy Osbourne non è mai stato un gran cantante, non lo considero un cantante dalla bella voce assolutamente, soprattutto visti i cantanti che tra poco arriveranno dentro i Black Sabbath, ma allo stesso tempo ne riconosco l'enormità da un punto di vista storico. Di nuovo, la voce sgraziata e graffiante di Ozzy è entrata nell'immaginario collettivo, assolutamente. Qui Ozzy canta altissimo in canzoni bellissime come Symptom of the Universe, forse una delle canzoni più heavy dei stessi Black Sabbath, Megalomania, molto lenta, Pink Floydiana se volete, che poi però parte con un riff hard rock carino, i soliti riferimenti bluesy. Chi dice che i Black Sabbath sono innovativi perché non si sono appoggiati al blues, come invece avrebbero fatto le Zeppelin e i Deep Purple, non ha capito un cazzo, perché i Black Sabbath sono imbevuti di blues. Tony Iommi è imbevuto di blues e un sacco di suoi assoli o di sue sequenze armoniche hanno preso pari dal blues. Questo album è un po' altalenante, ci sono canzoni brutte che a me non piacciono come Am I Going Insane, il primo singolo,
non mi fa impazzire. The Vrit, peraltro uno dei pochi testi scritti da Ozzy Osbourne stesso, che non mi fa impazzire. Ci sono un paio di mini strumentali in mezzo, tipo Don't Start Too Late, che era un po' un gioco di parole fatto col fonico. Super Tsar, molto interessante, nonostante sia una strumentale con dei cori stranissimi affilati dentro di po' di meno che alla London Philharmonic. Ma secondo me è un album già decisamente inferiore ai primi 5 capolavori, quasi tutti della band, per cui Sabotage mi sento di metterlo in buono, ecco, un gradino sotto i primi 5, che a gusto personale ovviamente si possono alternare tra ottimo e capolavoro, ma che universalmente sono assolutamente i 5 pilastri fondamentali dei Sabbath. Il momento difficile esplode soprattutto dal prossimo album in poi. Technical Ecstasy, infatti, è un altro di quegli album dalla copertina orrenda, secondo me, nonostante sia una copertina sviluppata dalla Hypnosis di Storm Thorgerson, che ha fatto le più belle copertine dei Pink Floyd e non solo, di mille gruppi, però a me sta copertina fa veramente schifo. La copertina mostrerebbe due robot che fanno l'amore. Come fanno l'amore due robot? Secondo quanto dichiarato da Ozzy, il modo migliore per rappresentare come fanno l'amore due robot era immaginarseli su una scala mobile mentre si squirtano olio a vicenda. Questa è la definizione letterale che ha dato Ozzy dell'interpretazione della copertina. Quindi quello che vedete sono due robot che si squirtano olio a vicenda facendo l'amore e quindi assurgendo a questa technical ecstasy. Al di là di tutta questa prosopopea intorno al nome e intorno alla copertina dell'album, l'album è abbastanza un pacco, da molti considerato uno dei punti più bassi, e ha ragione, dei Black Sabbath. Registrato a Miami, quando i Black Sabbath andavano negli Stati Uniti si devastavano di droga, non registravano niente, passavano giornate intere a drogarsi, a vedersi in studio, a non concludere niente, a rivedersi il giorno dopo, quindi passavano un sacco di tempo senza cavare un ragno dal buco. Ne viene fuori un album con un sacco di canzoni bruttissime, ve le dovrei citare tutte. Non hanno un giro, secondo me l'unica salvabile è Dirty Women alla fine. Mi piaciucchia Gypsy, che sembrano i Queen, che fa abbastanza ridere perché, come tutti sanno, Brian May ha dichiarato più e più volte di essere lui, ovviamente, a ispirarsi a Tony Iommi e non viceversa. Ma paradossalmente, qui sembra essere Tony Iommi a cercare l'ispirazione da Brian May. Peraltro i due, come saprete, sono grandissimi amici. Technical Ecstasy, quindi, insomma, è assolutamente il primo grande flop dei Black Sabbath. Non funziona quasi niente, ormai i quattro sono arrivati ai ferri corti e si sente. È un album che io non fatico, visto tutto quello che ho ascoltato, a mettere nell'ultimo scalino. Questo è assolutamente per me un album, per carità. Cioè, si potrebbe dimenticare che esiste Technical Ecstasy e non cambierebbe assolutamente niente, anzi forse sarebbe meglio. E purtroppo la stessa cosa mi viene da dire anche di Never Say Die, benedetto da un'altra copertina orrenda, con questi due piloti, non si capisce perché, vabbè, con questo logo più moderno che non mi piace per niente e con questo titolo che sembra proprio anticipare quello che succederà di lì a poco, sia tradotto in italiano mai dire mai, ma è proprio come dire, bah, potremmo continuare a suonare insieme, non mi sembra molto probabile, poi Never Say Die, chi può dirlo, mai dire mai, ma in realtà, come saprete, Never Say Die segna un po' la fine del primo periodo dei Black Sabbath. Perché? Perché, come sanno anche i sassi, Never Say Die è l'ultimo album con la storica formazione iniziale. Peraltro Ozzy aveva già lasciato la band prima, tant'è che la band si era già messa a cercare un sostituto e l'aveva pure trovato. Trattavasi di Dave Walker, con il quale peraltro i Black Sabbath avevano già cominciato a scrivere il nuovo album in studio. Ozzy ritorna però, colpo di coda, a 3 giorni dall'inizio delle registrazioni, rifiutandosi categoricamente di cantare una singola nota che i Black Sabbath avessero scritto con Dave Walker, per cui il povero Dave Walker viene allontanato malamente
e Tony Iommi si ritrova a 3 giorni dall'inizio delle registrazioni a dover riscrivere tutto da capo perché Ozzy non si azzarda a cantare neanche mezza nota, per cui gli tocca stare 5 mesi in studio, visto che devono riscrivere quasi tutto da capo. Peraltro scelgono di andare a Toronto per motivi legali, per motivi di tasse, ma si ritrovano in un posto molto freddo, molto asettico e lontanissimo dai loro droga party americani e dalle loro scorribande sia inglesi che americane, per cui un'atmosfera assolutamente negativa circonda tutte le registrazioni di Never Say Die, complicatissime per questa storia che vi ho raccontato, e ne viene fuori un altro album veramente brutto, dove se dovessi salvare qualcosa salverei forse la title track e un pochino forse Johnny Blade, Shockwave, non lo so, veramente brutto. Questo è un altro album veramente brutto, per carità, per carità, per carità. Anche questa copertina orrenda fatta da Hypnosis, boh, facevano le copertine brutte solo a Black Sabbath. Droga, droga, droga e ancora droga, che porta i 4 Sabbath alla fine a rompersi il cazzo a vicenda, a tal punto che un Ozzy ormai ingestibile viene licenziato da Tony Iommi. Nonostante ciò, la casa discografica vuole cavalcare Ozzy finché ce n'è, e verrà dato alle stampe il Live at Last nel 1980, che è l'ultima testimonianza di concerto con Ozzy, un album che non è mai piaciuto a nessun componente della band, peraltro. Dove si va da qui? Bisogna trovare un sostituto per Ozzy Osbourne. Una parola, come si fa? Come si fa? Alla fine, paradossalmente, Sharon Arden, la figlia di Don Arden, il manager in quel momento dei Black Sabbath, suggerisce niente poco di meno che Ronnie James Dio, in quel momento in uscita dai Rainbow. Paradossalmente, perché Sharon Arden diventerà, come sapete tutti, la moglie di Ozzy Osbourne, seguendo peraltro la sua carriera solista. La band lavora per un anno in America al disco nuovo con Ronnie James Dio, che all'inizio non si sente coinvoltissimo nella situazione. Geezer Butler stesso lascerà la band durante le sessioni di registrazione, verrà sostituito 2 volte con altri 2 bassisti, poi rientrerà all'ultimo minuto appunto per registrare il disco nuovo. Sicuramente l'acquisto di un cantante strepitoso come Ronnie James Dio porta nuova linfa vitale, nuovo entusiasmo dentro la band, che quindi mette a fuoco le idee e pubblica nel 1980 Heaven and Hell. Siamo ancora con la Vertigo Records e con la Warner in America. È il primo album con il summenzionato Geoff Nichols alle tastiere, che da qui in poi sarà una presenza fissa in formazione, tant'è che sarebbe molto più corretto, se volete, da questo album considerare i Black Sabbath una formazione a 5, perché a tutti gli effetti Geoff Nichols parteciperà a tutti gli album in studio e a tutti i tour fino, appunto, come vi ho detto, quasi alla sua morte. La prima cosa che salta alle orecchie ascoltando Heaven and Hell è che Ronnie James Dio sa cantare, e come sa cantare, e questo inevitabilmente accende o riaccende, se volete, la vena creativa di Tony Iommi in primis, che sforna una manciata di canzoni epocali per un album che veramente non ha quasi un calo. Neon Nights, Children of the Sea, Lady Evil, Heaven and Hell, Wishing Well, Die Young. Ecco da dove gli Iron Maiden hanno preso un sacco di roba. Ascoltate Die Young. E poi la Bluesy Walk Away, l'ultima Lonely is the World. Insomma, avrete capito, per me Heaven and Hell è un capolavoro assoluto e lo lascio nella riga capolavoro. Ma come al solito le cose in casa Black Sabbath non possono stare tranquille. Bill Ward, durante il tour, sente troppo la mancanza dell'amico Ozzy. Della formazione i due sono quelli più amici, tant'è che alla fine non ce la fa a finire il tour, molla, decide di andarsene, e i Black Sabbath devono improvvisare e prendono il giovane Vinny Appice Appice, chiamiamolo come volete, Vinny Appice, fratellino di Carmine Appice, Carmine Appice, scegliete voi la pronuncia, Appice è più bello. Vinny finisce il tour e resterà in zona per il prossimo album. Il secondo album dell'era Dio sarà infatti Mob Rules, pubblicato nel 1981. Non vi ho detto peraltro che
come Heaven and Hell, anche Mob Rules sarà prodotto da Martin Birch, che dopo questi due album diventerà così famoso che verrà proprio preso dai appena citati Iron Maiden, diventando il produttore storico della prima fortunatissima era Maiden. Ma anche Martin Birch è un altro che con la droga non ci scherza poco, e anche lì la droga è sempre la parola d'ordine quando si parla di Black Sabbath. Il summenzionato Vinny Appice resta alla batteria, quindi la formazione di Mob Rules vede Ronnie James Dio, Geezer, Tony Iommi e Vinny Appice. La title track in realtà era stata scritta per un film animato dal titolo Heavy Metal, uscito proprio nel 1981, e fu un po' la molla per cominciare a scrivere il nuovo album. La musica di Heaven and Hell e di Mob Rules in particolare è proprio diversa dai primi album di Black Sabbath. Tutta la parte doom è oscura, è malvagia, se volete, è stata decisamente messa da parte e la direzione è proprio heavy metal puro, molto melodico, molto potente, sicuramente aggressivo nei riff, ma molto melodico e molto heavy, classico. Addirittura mi spingo a dire che secondo me Mob Rules pianta qualche seme di power metal, anche se ancora siamo ovviamente a livello embrionale. Ma ci sono canzoni fighissime come Turn Up The Night, The Sign Of The Southern Cross, madonna che pezzi ragazzi, The Mob Rules, vabbè, dove Vinny peraltro picchia come un fabbro, con un suono di batteria veramente figo. Vinny Appice è bello aggressivo e negli album dove suona si sente, e per me suona veramente da Dio. E poi Voodoo, e poi Slipping Away, Falling Off The Edge Of The World, un'altra canzone molto Iron Maiden, ovviamente al contrario. Baa, c'è la famosa E5150, che è la versione in numeri delle lettere Evil. E la E rimane uguale, il 5 sarebbe la V, l'1 sarebbe la I e il 50 sarebbe la L, quindi in realtà vuol dire Evil. Questo sarà peraltro un nome preso da Van Halen, da Eddie Van Halen, per fare la sua serie di amplificatori e tanta altra roba. Un pelo inferiore secondo me a Heaven and Hell, Mob Rules però è un altro albumone, io lo metterei in ottimo perché veramente suona dannatamente bene, bello heavy metal, veramente ciccioso. A quel punto infatti i Black Sabbath ci tengono a immortalare questa formazione e infatti iniziano a lavorare al live. Il live si chiamerà Live Evil, lo conoscono pure le pietre, uscirà nel 1983 e sarà appunto il live con Ronnie James Dio e Vinny Appice alla batteria. Ma in realtà, paradossalmente, tanto per cambiare con i Black Sabbath non si sa mai dove si va a finire, il Live Evil sarà proprio la causa della nuova rottura che porterà addirittura Dio ad abbandonare la band. Cosa succede? Succede che Tony Iommi accuserà Ronnie James Dio di mettere le mani nel mix, o di far mettere le mani al fonico nel mix, tirando su eccessivamente il volume della sua voce nel mix finale, cosa che non era stata concepita così da Iommi. A sua volta Ronnie James Dio accuserà Iommi di non inserire foto di Dio o di Vinny nel booklet, nel gatefold dell'LP, dicendo che insomma le foto sembravano ritrarre solo lui e Geezer e nessun altro, e insomma tutta una serie di accuse a vicenda. La goccia che fa traboccare il vaso è però il fatto che la Warner, la casa discografica dei Black Sabbath, in quel momento offre un contratto solista a Ronnie James Dio. La cosa non piace per niente a Tony Iommi, che vuole assolutamente mantenere l'integrità della band, vuole che Dio rimanga il cantante dei Black Sabbath. Ronnie James Dio invece è molto interessato, tant'è che alla fine appunto deciderà di firmare quel contratto solista, mollare i Black Sabbath, non solo mollare i Black Sabbath, ma portarsi Vinny, il batterista, con sé, fuori dalla band.